Stiamo lavorando in questa zona perché questo è un corridoio ecologico fondamentale per l'orso marsicano. Siamo in una zona di collegamento tra l'area centrale di presenza, che è il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e aree idonee alla sua presenza, ma che vedono ancora una presenza sporadica, che sono il Sierente Velino da una parte, i Monti Simbruini invece sul versante laziale. E questa appunto è una zona molto importante, tanto che lo scorso anno girava una femmina con tre piccoli. E ovviamente le femmine con i piccoli sono la parte più importante della popolazione, e quindi abbiamo deciso di mettere in sicurezza i tratti stradali che attraversano questa vallata proprio per proteggere il nucleo familiare e ovviamente per permettere il passaggio sicuro di altra fauna selvatica. Adesso montiamo questo. Tanto questa è la zona tutta della riserva di Monte Salviano, che è la zona dove è stata avvistata questa femmina con i tre piccoli a novembre-dicembre dello scorso anno. L'orso bruno marsicano è presente con una popolazione di circa 50-60 individui nell'Appennino centrale tra Abruzzo, Lazio e Molise. E per questo è considerato una sottospecie unica a rischio critico di estinzione e dunque una priorità di conservazione per il nostro paese. Il cuore del territorio dell'orso si trova tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco Nazionale della Maiella, la riserva Oasi WWF Gole del Sagittario e altre aree appenniniche limitrofe, ma questo ovviamente non basta per garantire un futuro certo per questa popolazione veramente ormai sull'orlo dell'estinzione. Le cause principali di mortalità dell'orso bruno marsicano sono le uccisioni illegali e gli investimenti stradali. Per uccisioni illegali intendiamo tanto il bracconaggio quanto i casi di avvelenamento. Per quanto riguarda la morte per incidenti stradali, i numeri possono sembrare non enormi, infatti parliamo di circa 14 orsi morti investiti negli ultimi 50 anni, ma in realtà se pensiamo a una popolazione di circa 50-60 individui, anche la morte di un solo individuo per anno è una drammaticità. In 30 dispositivi montati sui paletti. Dovrebbe essere un'Orchis italica, un'orchidea tra le più belle che vivono in Italia. Questi dispositivi, Virtual Fence, funzionano intercettando i fari delle auto che stanno arrivando, scoraggiando un possibile attraversamento di un animale che è in procinto di attraversare tramite un allarme sonoro e visivo. Noi del WWF con il progetto Orso 2x50 ci occupiamo soprattutto di tematiche legate alla coesistenza e nel nostro caso abbiamo donato negli anni alcune decine di recinzioni elettrificate ad allevatori e apicoltori che ne hanno fatto richiesto. Oltre a questo, lavoriamo molto anche sulla comunicazione e sensibilizzazione, infatti fondamentale per la conservazione dell'orso è anche l'accettazione sociale da parte delle popolazioni locali da un lato e ovviamente anche da altre persone che utilizzano questo territorio come turisti ed escursionisti. Ed è per questo che ogni anno organizziamo campi di volontariato ed eventi di sensibilizzazione che coinvolgono più persone possibile e in questo modo cerchiamo appunto di dare le corrette informazioni sia sull'importanza che l'orso riveste da tanti punti di vista per questi territori, sia sui corretti comportamenti che occorre tenere per raggiungere finalmente una coesistenza pacifica. Ma quando fai così sei vecchio, metti già fatto la somma, com'è possibile? Infatti prima vi siete messi su 4 e 5, pensate quanto mi ha fatto fidare. Comunque funzionano, eh. Ma vi potete allontanare che il pubblico mi dà ansia. Qualche scrittore un tempo aveva detto che una valle con gli orsi è decisamente più bella di una valle senza orsi. Ecco, noi vogliamo che l'Appennino si torni a popolare di quella che è sicuramente una delle sue specie simbolo. Il futuro dell'orso si gioca su piccoli passi, ma decisi e concreti.